Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto e vi preghiamo di prendere posto. Sta per iniziare la presentazione del libro E tu splendi, dell'autore Giuseppe Catozzella, intervistato dalla giornalista Maria Grazia Rongo. Laureatosi in filosofia a Milano, Giuseppe Catozzella ha pubblicato poesie su diverse riviste. Ha vissuto a lungo in Australia e, tornato in Italia, ha lavorato come consulente editoriale per Mondadori Editore e successivamente come editor della narrativa italiana di Feltrinelli Editore. Vi auguriamo un buon ascolto. Buongiorno a tutti. Quanti siete? Mamma mia, siete tantissimi. Io sono molto felice di parlare di questo bellissimo libro, E tu splendi, come vi ha appena detto la vostra quasi coetanea, credo, di Giuseppe Catozzella, edito da Feltrinelli. Perché questo è un libro che spero che alcuni di voi già l'avranno letto, ma se non lo avete fatto, invito anche i vostri docenti a consigliarvi la lettura, a leggerlo insieme e a riflettere dopo questa conversazione che faremo questa mattina. Perché questo è un libro indicatissimo per voi e ve ne accorgerete dopo tutto quello che stiamo appunto per raccontare. Io ho già parlato di questo libro con Giuseppe circa un mese fa, un mesetto e mezzo fa, in un'altra importante manifestazione letteraria, e quindi sono molto contenta di ritrovarmi con lui, perché ci sono dei libri che poi ti rimangono dentro, no? Sin dalla prima lettura ci sono poi dei libri che ti accompagnano nel corso della vita, e tu splendi è sicuramente un libro di quelli, un libro che ti segna. Vi racconto per sommi capi la storia, perché poi appunto vorrei che la scoperta avvenisse man mano durante il corso della nostra conversazione con l'autore. Vi dico dove siamo. Allora, questa storia inizia d'estate, quando due ragazzini, un ragazzino, Pietro, appena undicenne, e la sua piccola sorella Nina, di qualche anno più piccola di lui, diventano orfani di madre. Quindi loro padre decide di mandarli in vacanza nel paese d'origine dei loro genitori, Arigliana, che è un piccolissimo paese arroccato tra i calanchi della Lucania, quindi a pochi passi da noi, diciamo. Bene, qui cominciano le avventure di Pietro, perché di vere avventure si tratta. Non sarà un'estate come tutte le altre, sia per Pietro sia per tutti gli abitanti di Arigliana. Sarà l'estate della perdita dell'innocenza, diciamo anche la volta scorsa. Sarà l'estate della scoperta. Sarà l'estate della consapevolezza di quanta malvagità, scusate questo termine forte, può racchiudersi nell'animo umano, ma anche di quanta dolcezza, compassione. Quindi sarà un'estate diversa da tutte le altre. E vi dico subito perché. Intanto vi dico che questo libro è raccontato in maniera particolarissima dall'autore attraverso lo sguardo di Pietro, che quindi è un ragazzino di 11 anni. È lui che parla, è lui che guarda le cose e poi le racconta, ci sono le sue emozioni, ci sono i suoi sentimenti. È lui che una sera, una notte, dopo alcune avvisaglie che aveva avuto in perlustrazione, arrivato ad Arigliana, scopre che nell'antica torre normanna del paese si nasconde un gruppo, si è rifugiato un gruppo di immigrati di colore, un gruppo composito, uomini, donne, ma c'è anche un ragazzino, un orfano, come lo chiamerà lui per fare la distinzione con se stesso, perché lui era orfano solo di madre, e quindi questo ragazzino, che invece aveva perso entrambi i genitori, per lui diventa un orfano. Questa scoperta di Pietro viene portata alla luce, quindi tutto il paese conosce questo gruppo di immigrati. Immaginate cosa può succedere in un piccolissimo paese dell'interno della Lucania, trovarsi all'improvviso con questa realtà diversa,
In mezzo a loro ci sono i, tra virgolette, diversi. Per la prima volta loro si conoscevano tutti, quello era un microcosmo, 200 anime, sapevano tutto di tutti, sanno tutto di tutti. Pietro e Nina vanno a vivere a casa dei loro nonni materni, non nonno e non nonna, antichi possidenti del paese caduti in miseria per delle vicende abbastanza particolari che riguardano proprio le dinamiche familiari. E tutti nel paese, quando scoprono questa, diciamo, l'arrivo di questo gruppo di immigrati, cominciano ad avere naturalmente delle reazioni. C'è chi li vuole cacciare, c'è pochissimi chi ha degli atteggiamenti, diciamo, positivi nei loro confronti, e la storia evolve in questo modo. Io naturalmente non vi racconterò che cosa accade nel particolare, come finisce, perché davvero ci sono anche dei piccoli colpi di scena che alla fine sono quelli che al lettore poi rimangono più impressi. Ma vorrei con Giuseppe cominciare a raccontare proprio la genesi di questa storia. Intanto, come nasce l'idea di questo libro? Perché hai voluto raccontare questa storia bellissima? Allora, ciao ragazzi, come state? È bene? Siete contenti oggi? Perdete un po' di ore di lezione? Poi c'è il sole, sembra estate, no? Anche a Milano è estate, sono appena arrivato da Milano. Qua fa un pochino più caldo, ma anche a Milano fa caldo. Allora, E tu splendi. Io non so quanti di voi ragazzi abbiano già capito che l'unica cosa che ci tocca fare nella vita è cercare di aggiungere, ognuno a modo suo, il nostro personale splendore. Loro si sono messi all'ombra. Non so quanti di voi l'abbiano già capito. Secondo me, anche se, quanti anni avete? Più o meno 14, 15. Sicuramente qualcuno l'ha già capito. 16, 17. Non c'è nient'altro da fare in questa vita, ragazzi. Siamo qui per questo. Cioè, ognuno di noi è qui per cercare la propria strada, per diventare chi è destinato ad essere. Basta. Questa è la storia di un ragazzino che si chiama Pietro, che alla fine di questa estate fa il primo passo verso la comprensione di chi è, fa il primo passo verso la consapevolezza di se stesso. Alla fine di quest'estate, per Pietro, che ha 11 anni, niente sarà più come prima. Tutti noi, nella vita di tutti noi, c'è un momento preciso, un momento precisissimo. Alcuni di noi se lo ricordano quando sono grandi, altri no, perché viene perso, no? Tra tutti gli eventi della vita, ma c'è un momento precisissimo nella vita di tutti noi in cui smettiamo di essere bambini. Smettiamo di essere bambini, e quando smetti di essere bambino non torni più indietro. Non si torna più indietro. Tutti noi, naturalmente, anche fino a 100 anni, anche fino a 90 anni, conserviamo quello che siamo stati all'inizio della nostra vita, cioè rimaniamo dei bambini, però dentro. Ma smettiamo di essere dei bambini nella vita, nel commercio, nella vita con gli altri. Ecco, questa storia è la storia che succede a Pietro, succede in quest'estate qui. E a lui succede una cosa molto dolorosa, importante, grave. Cioè lui perde la mamma poco prima di essere spedito da suo padre insieme a sua sorella nel paesino dei nonni. Lui nasce e cresce a Milano, nella periferia di Milano,
figlio di genitori emigrati dal sud al nord, e viene spedito nella casa, nella grande casa dei nonni, la casa di pietra dei nonni, e alla fine di quest'estate smette di essere un bambino. Sapete, sicuramente molti di voi hanno già smesso di essere dei bambini, ed è un momento molto doloroso della nostra vita. Succede qualcosa, si rompe qualcosa, si rompe l'unità iniziale. Quando noi nasciamo, siamo dentro un'unità di protezione. Normalmente l'unità ci collega con la persona più importante di tutta la nostra vita, che è nostra madre, perché è la persona che ci ha partoriti. Ognuno di noi nel mondo, nella storia dell'umanità e anche nella storia di tutti gli esseri, animali o vegetali, ha una mamma, che è la persona che ti mette al mondo. Pensate le donne tra di voi, le ragazze, che potere gigantesco che avete. Siete realmente, come dicevano gli antichi, e non solo della nostra tradizione occidentale, delle divinità, perché date la vita. Ecco, accade nella vita di tutti noi, succede qualcosa e si rompe questa unità. È un momento molto doloroso. È doloroso perché ci rendiamo conto di una cosa fondamentale, che siamo da soli, che nella vita siamo da soli. E però questa consapevolezza è l'unica possibile per diventare chi siamo, perché ognuno di noi diventi veramente chi è destinato ad essere, con le proprie inclinazioni, il proprio modo di essere, i propri talenti, le cose che gli piacciono, le cose che non gli piacciono, deve passare attraverso la consapevolezza del fatto che è da solo. Ecco, questa è la storia di un bambino che alla fine di quest'estate impara un po' a splendere, perché impara che nessuno nella vita gli può insegnare a splendere. Anzi, e da qui deriva il titolo di questo romanzo, deriva da una frase di Pierpaolo Pasolini, che nelle sue lettere luterane a un certo punto scrive, appellandosi a un bambino del sud che lui chiama Gennariello, gli dice: guarda Gennariello, che nella tua vita, quando crescerai, non solo non ti insegnano a splendere, ma ti insegneranno a non splendere. Il mondo farà di tutto, e anche le persone, non solo i tuoi nemici, ma addirittura le persone che ti stanno vicine, faranno di tutto perché tu non splenda, perché tu non diventi quello che sei destinato ad essere. Perché per diventare quello che sei destinato ad essere ci vuole tantissimo coraggio. E allora Pasolini scrive questa frase: ti insegneranno a non splendere, e tu splendi, virgola, invece. Da qui deriva il titolo, e tu splendi. Lo splendore nostro, personale, è una cosa che non c'entra niente con gli altri. Questo racconta anche questo romanzo. È una cosa che non c'entra niente con gli altri. E l'altro, ne parleremo sicuramente, è importantissimo in questa storia. L'altro. Una delle grandi cose che succedono in quest'estate è che proprio in un paesino da cui tutti sono sempre e solo andati via, emigrati, proprio in questo paesino Arigliana, in cui sono rimasti solo i vecchi e qualche bambino, perché tutti se ne sono andati a cercare di splendere altrove, o nel nord Italia, o all'estero, proprio lì, nascosta dentro la torre, arriva una famiglia di 7 stranieri, pensate. È ovvio che Arigliana è, nel mio romanzo, la metafora del nostro paese. È ovvio che lo è. L'Italia è un paese che ha sempre solo generato emigrazione. Sono sicuro che ognuno di voi ha parenti
o amici che vivono da un'altra parte, zii, cugini che vivono a Milano, vivono a Torino, che vivono a Roma, che vivono a Londra, che vivono a Parigi, che vivono in America, gli zii lontani che vivono in Canada, in Australia, sono sicuro. Perché questa è la storia degli italiani. E adesso stiamo cominciando a ricevere gli stranieri, per la prima volta nella nostra storia. Per la prima volta, non proprio. Abbiamo avuto il più grande impero della storia, perlomeno del mondo occidentale, l'impero romano. E loro sapevano comportarsi per bene con gli stranieri. Questo è stato uno dei segreti della longevità dell'impero romano. Sapete, a differenza di quasi tutti gli imperi, l'impero romano non ha imposto la lingua, non ha imposto il suo culto, ha detto ognuno professi la propria religione. Pensate quanto erano avanti, pensate quanto eravamo avanti. Ognuno professi la propria religione. Sei musulmano, musulmano. Sei protestante, protestante. Non c'è protestantesimo. Sei buddista, buddista. Parla la tua lingua. Gli usi e i costumi degli altri erano una risorsa. Pensate quanto erano avanti. Per questo l'impero romano è durato così tanto. Quindi l'altro in questa storia è fondamentale. Ma l'altro serve a Pietro proprio per capire che il mondo, chi ti circonda, spesso anche le persone che sembrano volerti più bene o che ti vogliono più bene, ebbene in qualche modo cercheranno di non farti essere quello che sei destinato ad essere. E per esserlo ci vuole ostinazione, ci vuole coraggio. E le persone che imparano a splendere nella vita, le riconosciamo. Sono le persone che ci piacciono normalmente. Sono le persone da cui siamo attirati. Pensateci. Che cos'è la bellezza se non splendore? Che cos'è la bellezza se non una cosa che si autoimpone e ci costringe a fissarla, a guardarla, a seguirla? No? È in qualche modo il più splendido, la storia della conquista della nostra personale bellezza, del nostro personale splendore. Grazie Giuseppe. Intanto io volevo fare una piccola riflessione su quello che tu hai appena detto sull'Italia, sul nostro paese, tra virgolette terra dell'accoglienza, no? Hai detto tu a un certo punto, noi adesso stiamo imparando che cosa significa vedere qualcuno arrivare qui da noi. Io volevo dire una cosa, da pugliese, che noi pugliesi questa cosa l'abbiamo capita già nel 1991, quando a Bari, all'alba dell'8 agosto del 1991, su una sola nave, che era un barcone, che trasportava zucchero, quindi era quella la sua destinazione, un barcone merci, sono arrivati in un solo colpo 20.000 albanesi. E i baresi e i pugliesi li hanno accolti, hanno aperto le loro case, c'era chi li nascondeva. Quindi noi pugliesi sappiamo sin da allora, da 28-27 anni fa, che cosa significa la parola accoglienza, e forse potremmo essere da modello e da esempio anche oggi. Bene. Invece voglio ritornare a un'altra piccola traccia di questo libro, che è il rapporto con la madre di Pietro, che è il rapporto che segna tutto il libro, è una cosa fondamentale, è il passo fondamentale nel compiersi di questa narrazione. Pietro ha un rapporto particolarissimo ancora con sua madre, che non c'è più. Porta al collo il moncherino di una sua fotografia, di una foto da bambina della madre che lui ha trovato per caso. Passa tutta, l'estate a cercarne l'altro pezzo, continua a parlare con sua madre, ma soprattutto non le ha mai perdonato di averlo abbandonato, di essere andata via all'improvviso. Per calarvi in questa storia del rapporto tra Pietro e sua madre, voglio leggervi un piccolissimo brano del libro e poi voglio chiedere appunto a Giuseppe di approfondire questo rapporto. Dice Pietro: io non l'avevo capito che eravamo orfani. Un giorno la maestra l'ha detto davanti a tutta la classe e ci sono rimasto malissimo.
non per la cosa in sé, ma per la parola, che non me l'aspettavo proprio che era per me. Mi sono pure messo a frignare un po', e tutti pensavano che era perché ero un orfano, ma come sempre non avevano capito niente. Allora ho smesso, e facevo di no con la testa, ma continuavano a non capire, e allora tanto valeva. Perché io credevo che era una parola per quelli che avevano perso tutti e due i genitori e si erano liberati una volta per tutte, e invece va bene anche per chi, come noi, ha una mamma che ha deciso di aspettarci più avanti per sistemare e farci trovare tutto pronto e pulito. E poi io, pure Nina, che adesso è a carico mio, per questo ho piagnucolato. Quella era una parola per bambini sfortunati e non per noi, perché io e Nina avevamo tutto. Così io in quinta elementare e Nina in terza ci siamo ritrovati orfani, che vuol dire che tua mamma, invece di abitare fuori, inizia ad abitarti dentro. Allora, Giuseppe, Pietro è sua mamma. Eh sì, è così, no? Pietro per tutta l'estate, Pietro ha appena perso sua mamma. E tra l'altro sua mamma gli ha anche... è stato pure bocciato Pietro, un po' testone Pietro. A differenza di Nina, sua sorella, che invece è molto sveglia. È stato pure bocciato, ed è stato pure bocciato per colpa della madre, dice lui. Poi, vai a vedere se è vero. Perché sua madre gli faceva degli scherzetti, gli lasciava dei bigliettini dentro i libri, insomma, succede una cosa. E allora litiga con una professoressa, con la professoressa delle medie. E Pietro, quello che fa nel corso di quest'estate, Pietro non smette mai di parlare con sua madre gli parla dentro la testa, lui parla con sua madre. E quasi continua in molte occasioni. Nel corso di quest'estate, dentro questa grande casa di pietra dei nonni, Pietro altro non farà che continuare a cercare i segni di sua madre. Perché? Perché sua madre, la mattina, quando se ne va, Pietro quella mattina le fa una domanda. E sua madre dice: adesso non c'ho tempo Pietro, devo andare a lavorare, ti rispondo quando torno. Però sua mamma non torna mai. E lui è convinto che sua madre le abbia lasciato, è sicuro, perché sua madre non può averlo lasciato così, è sicuro che gli abbia lasciato la risposta alla sua domanda scritta da qualche parte. E quindi quello che fa nel corso di quest'estate nella casa dei nonni, dove la madre era piccola, altro non fa nel corso di questi 3 mesi che cercare la risposta di sua madre dappertutto. È convinto che gliel'abbia lasciata scritta da qualche parte, perché non può essersi andata così, no? Pietro fa così, ma se ci pensate, forse altro non facciamo anche noi nel corso della nostra vita che cercare la risposta alla nostra domanda, che è la domanda fondamentale, perché ce lo devono spiegare perché diavolo siamo qui, no? Qualcuno ci deve rispondere a questa domanda: perché esisto? Perché esisto? Non la siete mai fatta questa domanda? Potevo non esistere, e invece esisto. È la domanda, è la nostra domanda. È la domanda degli esseri umani. Siamo delle domande sulla terra. E siamo delle domande che cercano delle risposte. Pensate, se non avessimo le domande, chi avrebbe l'energia e la voglia di alzarsi la mattina per vivere? Siamo delle domande. Siamo come delle frecce, tutti noi. Siamo come delle frecce che sono state scagliate da chi? Boh. Che forma ha la freccia che sono io?
All'inizio non lo so. E Pietro cerca una risposta a questa domanda, perché è convinto che abbia una risposta. Così come tutti noi siamo convinti che la nostra vita abbia una risposta. Cioè che la nostra vita abbia un senso. Non può essere che non ha senso. Come potrebbe essere che la mia vita non ha senso? Non ha nessun senso. Ma è possibile, ma... che cosa sarebbe tutto questo se la mia vita non avesse un senso? E Pietro fa questo nel corso di questa storia. Cerca il senso della sua, del suo dolore. Cerca il senso della sua mancanza. E alla fine, forse, lo trova pure. Giuseppe, veniamo a uno dei temi di questo libro. Tu racconti un sud, te lo dissi anche l'altra volta, fermo nel tempo, no? Arretrato. In tutto il libro non c'è un accenno a internet o a un telefonino. Noi non troviamo mai i segni della contemporaneità così, diciamo, caratteristici della nostra contemporaneità in questo libro. Assolutamente sono assenti. È come se fossimo all'improvviso calati in una immagine che è quella che Pietro vede e nella quale vive, di un sud racchiuso in questa specie di bolla. Perché hai deciso di raccontare questo sud? E naturalmente, se vi sono dei tratti autobiografici, perché come avrete avuto modo di capire, Catozzella non è sicuramente un cognome milanese che è il posto dove adesso Giuseppe vive. Ma il romanzo è ambientato dentro un paesino di 200 case di pietra di 50 case di pietra e 200 abitanti, un paesino arroccato sulle montagne dell'entroterra lucano, profondo sud italiano. E sono territori, appunto, che conosco molto bene, perché io sono figlio dell'immigrazione. Dire questa frase, questo libro nasce anche da questo, cioè dal fare i conti col mio essere figlio dell'emigrazione, cioè col mio essere Giuseppe Catozzella, figlio di emigrati dal sud al nord Italia, cioè col mio avere subito tutto il razzismo che un figlio dell'emigrazione poteva subire a Milano, a parte che ancora adesso, perché non è che siccome ci sono gli stranieri i terroni sono come milanesi, no, non è così. Se qualcuno di voi ha parenti a Milano sa di cosa sto parlando, ma negli anni 80, negli anni 90, quando io ero piccolo, tantissimo, e in questo libro è anche il mio fare i conti col fatto che io ero l'altro, io sono sempre stato l'altro a casa mia, pensate, io sono nato e cresciuto a Milano, eppure sono sempre stato considerato l'altro, cioè non l'altro, il terrone, il meridionale, l'invasore, così è. E in questa storia Pietro, da sempre l'altro, torna giù dove per lui gli abitanti, i pochi abitanti rimasti di Arigliana sono gli altri, perché lui, cioè, non è né a Milano è considerato terrone, ad Arigliana è considerato un polentone. Ah, tu sei milanese. E lui non sa bene che cos'è. E non solo, ma soprattutto lì arrivano gli stranieri veri. Ho raccontato un sud, sono stato attento, diciamo, a non specificare una data, un anno, però ci sono chiaramente dei riferimenti culturali, diciamo così, dei riferimenti, qualche musica, qualche trasmissione televisiva, qualche film, che fanno pensare che forse il libro è ambientato negli anni 90. Ah, notizia recentissima, questo libro, come il mio Non dirmi che hai paura, diventerà un film.
E appunto mi è venuto in mente questo perché il film sarà ambientato negli anni 90. Quando ti ho chiesto l'altra volta, sì, ho fatto questa volta stavamo, la domanda, ancora non lo sapevi. Stavamo per chiudere. E quindi il film sarà ambientato negli anni 90, cioè più esplicitamente. E appunto l'entroterra del sud, l'entroterra lucano arroccato sulle montagne, beh, è un posto che è rimasto ancora oggi, forse, veramente abbastanza staccato, no? Io avevo molta paura in realtà di come i lucani soprattutto avrebbero preso questo romanzo, e invece sono stato molto felice. Allora, c'è un libro che è molto importante dentro questo mio libro, che è Cristo si è fermato a Deboli, di Carlo Levi, no? Che è uno dei grandi libri sul sud. E invece sono stato veramente sollevato all'inizio, perché per esempio tutti i grandi giornali, Repubblica, Corriere, La Stampa, eccetera, hanno recensito questo romanzo proprio paragonandolo a Cristo si è fermato a Deboli. Addirittura, insomma, il Corriere o Repubblica, non mi ricordo più, ha detto il nuovo Cristo si è fermato a Deboli. Allora lì veramente ho detto meno male, perché ero terrorizzato dal fatto che i lucani potessero, chi lo sa, potessero prenderla, magari potessero non riconoscersi nella descrizione. E invece così non è stato. Insomma, ho voluto rappresentare un sud che chiaramente non è il sud delle grandi città, non è il sud di Matera, non è il sud certamente di Bari, ovviamente, neanche di Foggia, neanche di Taranto, neanche di Brindisi, neanche di Potenza, di sicuro non di Napoli. È il sud proprio, è l'entroterra del sud, quello che ha sempre solo negli ultimi 70 anni, negli ultimi più di 100 anni, sempre solo conosciuto proprio quella che Carlo Levi chiamava la grande emorragia. Cioè proprio il sud che ha sempre solo conosciuto il fatto che la gente se ne è sempre solo andata, e nessuno è mai praticamente più tornato. Ora invece io viaggio tanto per lavoro, ovviamente, parlare dei miei libri, vedo che una cosa che mi fa molto piacere, perché sto vedendo che sia in Sardegna, sia in Sicilia, in Calabria, in Puglia, ma anche in Basilicata, anche in Campania, sento sempre di più di ragazzi che sono andati magari al nord o magari all'estero e stanno tornando. Questa cosa è fondamentale, è importantissima, perché altrimenti, lo sapete bene, perché altrimenti il sud rischia di rimanere vuoto, no? Vuoto di energie, vuoto di forza, vuoto di economia, proprio nel senso più fondamentale del termine, no? Cioè le case restano vuote, no? Economia vuol dire quello, le case, no? C'è questo fenomeno che mi lascia sempre senza parole, il fatto che i centri storici, no? I centri storici dei paesi del sud sono completamente disabitati. E questo è tristissimo, ovviamente, per uno nato a Milano, sì, ma che si sente profondamente del sud come me. Diciamo che noi stiamo vivendo anche un po' un riscatto, sicuramente la Puglia si è affrancata da questo discorso già da tempo, ma anche la vicina Matera ormai, grazie alla candidatura e poi alla vittoria per Matera 2019, sicuramente questo è un segno importantissimo di riscatto per quella terra e per quella città. Giuseppe, un altro tema che sottende a questa storia e che mi ha particolarmente colpito è quello dell'arte salvifica. Perché? Ora vi spiego. Il piccolo quasi coetaneo di Pietro, che fa parte della famiglia di immigrati, all'improvviso, diciamo, gli altri si accorgono che è un pianista straordinario. E quindi accade tutta una vicenda particolarissima, per cui da saperlo in pochissimi poi la cosa diventa di dominio pubblico, e c'è una scena in quasi c'è
una sorta di sindrome di Stendhal, no? Che colpisce quasi tutto il paese. Però mi ha fatto riflettere questa sua nota sul fatto appunto che del potere dell'arte, e per arte intendo non soltanto la musica, ma la pittura, la letteratura, perché hai voluto inserire questo tema in questa storia? Perché è così, perché a maggior ragione nel 2018, cioè oggi, il mondo sta diventando sempre di più, e noi stiamo diventando sempre di più, circondati da stimoli e cose che anziché che sembrano volerci arricchire, ma che in realtà ci impoveriscono, ci inaridiscono. Quello che voglio dire è che l'uomo, noi, abbiamo spinto la tecnologia, già in realtà, fino ad un punto per la nostra comodità sostanzialmente. Sapete, Aristotele diceva questa cosa fondamentale, una volta su Repubblica ho scritto questa cosa, anzi no, sul Corriere ho scritto questa cosa. Sapete che Aristotele, il grande filosofo della Grecia antica, diceva: la tecnologia nasce nel momento in cui un uomo, un contadino, anziché salire sull'albero, sul suo albero per raccogliere la mela, prende un bastone e fa così, e la tira giù. Ecco, la tecnologia è il prolungamento del nostro braccio, è quel bastone lì. Cioè sostanzialmente la tecnologia ci fa fare meno fatica, cioè solletica la parte pigra che ogni uomo ha, cioè la parte nera, la parte negativa, appunto la parte che non ti vuole far splendere, ma la parte che ti vuole tenere giù. Ebbene, abbiamo già sviluppato tecnologia abbastanza, e questo tutti, anch'io, come tutti noi, no? La teniamo dentro la tasca o dentro le borse, e teniamo questi specchi, questi specchietti che ci dicono semplice, continuamente quanto siamo bravi, quanto siamo belli, quanto siamo giusti, no? E sono i social network. Sapete che i social network sono fatti, quindi Facebook, Instagram, Twitter e tutti gli altri, sono fatti secondo degli algoritmi che sono fatti apposta per confermare le nostre opinioni, cioè sono fatti apposta per confermare quello che già pensiamo, cioè sostanzialmente sono fatti apposta per inaridirci sempre di più e per toglierci sempre di più l'unica cosa che ci può salvare e ci può portare a splendere, che è il dono che madre natura o nostra madre ci ha fatto, che è il nostro cervello, il nostro libero pensiero e il nostro cuore, cioè per farci smettere veramente, per farci smettere di essere, di cercare di essere chi siamo. Questo succede se ci pensate bene, se ci pensate bene. Anche se sembra che quando mettiamo una foto su Instagram stiamo imponendo il nostro io, sto proprio imponendo, no? Non stiamo facendo quello, ci stiamo al contrario depotenziando, ci stiamo rendendo sempre più simili a tutti gli altri. Pensateci, perché mettiamo tutti le stesse foto, le stesse pose, gli stessi modi? Non siamo noi, non è il nostro vero io. È un io fittizio, è un io finto, è un io che magari raccoglie qualche like, ma non siamo noi, noi siamo un'altra cosa. E che cosa siamo noi? Lo sappiamo forse ancora benissimo quando siamo da soli, nella nostra solitudine. Ecco, nel mondo fatto così, che è fatto così, c'è una cosa che ancora ci salva, e questa cosa è l'arte. Perché l'arte serve apposta, e soprattutto, chiaramente io sono uno scrittore, quindi la vedo così, ma soprattutto la letteratura. I libri, oggi come oggi, sono gli unici mezzi che l'essere umano ha per andare dentro di sé, per andare dentro la sua profondità,
cioè per avere l'unico piacere vero che esiste nella vita, cioè solo uno, e che è trovare se stessi. Cosa che dicevamo all'inizio di questo incontro. Trovare chi sei. Qual è la domanda, la freccia di cui parlavo prima? Ognuno di noi ha una domanda, ognuno di noi ha una freccia lanciata verso dove? Ragazzi, è semplicissimo, ognuno di noi è lanciato verso se stesso. È semplicissimo. È quello che stiamo cercando di trovare e lo faremo per tutta la vita. E l'arte è ancora, per fortuna, nel 2018, l'unica cosa che è rimasta all'uomo per cercare se stesso. Dentro l'arte, dentro la musica, per esempio Yoshi, ragazzino straniero, che va a vivere a casa di un vecchio che si chiama Zi Salvatore, che era un emigrato in America e poi torna ad Arigliana, si prende questo ragazzino a casa e Pietro e Nina, che gli vivono proprio di fronte a casa di Zio Salvatore, vedono questo ragazzo che ogni giorno suona su questo pianoforte scassato, cioè Zio Salvatore a casa aveva un pianoforte scassato e questo bambino suona e loro dicono questo è matto, è completamente, perché il pianoforte non emette neanche un suono, e allora lo mettono, gli giocano un tranello, e questo tranello però aprirà Arigliana alla potenza dell'arte. E tutti, solo grazie alla potenza dell'arte, capiranno che Yosh non è solo l'altro, non è solo uno straniero venuto a rompere le scatole insieme ai suoi zii e le sue zie e a sua nonna. No, no, è proprio una persona. È proprio una persona come loro. E questo lo capiranno, e splende. Quando suona, Yosh splende. E quando noi vediamo qualcuno che splende, e siamo attirati, come dicevo prima, noi siamo attirati, amiamo, ci piacciono le persone che splendono. Pensateci, è così. E Arigliana si rende conto che non solo esiste questo ragazzino, ma che pure quando suona è potentissimo. E allora le cose un po' cominceranno a cambiare dentro Arigliana. L'arte è scoperta. La scoperta per antonomasia, il mezzo per la scoperta, della scoperta per antonomasia è il viaggio. Abbiamo detto che tu sei un grande viaggiatore per tantissimi motivi. Vogliamo raccontare ai nostri ragazzi quello che farai, quello che hai fatto, insomma i tuoi impegni e poi la tua predisposizione appunto alla scoperta nel viaggio. Sì. Appunto, io amo proprio viaggiare, ma da quando sono piccolo, no? Io dicevo, da grande voglio fare lo scrittore e voglio viaggiare, voglio conoscere il mondo. Se uno mi chiedeva quando ero piccolo cosa volevo fare, sto facendo esattamente quello che volevo, sono contento. Quindi sono un viaggiatore e sono fortunato appunto perché il mio lavoro mi porta a viaggiare. I miei libri sono tradotti in tutto il mondo, quindi viaggio. E però viaggio anche per un altro motivo, perché uno dei miei libri, che si chiama Non dirmi che hai paura, che ha avuto un grande successo mondiale, ha portato l'ONU, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a nominarmi ambasciatore per la loro agenzia dei rifugiati, che sicuramente in questi mesi avete sentito un po' di volte al telegiornale, UNHCR, no? Agenzia dell'ONU per i rifugiati. E allora ogni tanto con loro facciamo delle missioni, cioè loro mi portano a vedere che cosa succede in parti del mondo di cui sentiamo parlare al telegiornale che non conosciamo. E lunedì per esempio parto con loro e andiamo in Niger, che abbiamo di nuovo sentito proprio qualche giorno fa perché è stato rapito un prete vicino alla capitale, e sarà un viaggio molto interessante per me, che poi racconterò sull'Espresso, che è un giornale italiano, una rivista italiana, con un grande reportage lungo. Perché è importante? Perché
Niger è un paese, diciamo, del centro nord Africa, ok? È subito sotto l'Algeria, subito sotto la Libia. Cosa sta succedendo? Siccome, lo sapete, no? Ci sono appunto dei grandi flussi, no? Giovani ragazzi come voi che vivono in alcuni paesi africani o medio orientali, paesi con la guerra, paesi con una grandissima povertà, molto più povertà dell'Italia. Anche se anche noi appunto siamo tornati a emigrare, e quindi partono dalle loro case e cercano di raggiungere sostanzialmente la Libia, no? Il Nord Africa, e dalla Libia imbarcarsi verso l'Italia. Cosa succede? Siccome in Libia sono trattati malissimo quando arrivano, cioè sono incarcerati e sono torturati, molti di loro riescono a scappare dalla Libia. Cosa fanno? Anziché andare su, perché non possono magari pagarsi il viaggio in nave, in barca, tornano giù. E il Niger, ormai da un paio d'anni, è un paese che accoglie moltissimi migranti che non riescono ad andare verso l'Europa e tornano giù. E quindi io andrò ad ascoltare storie di ragazzi e di ragazze, di donne e di ragazze della vostra età che sono state torturate e a cui sono state fatte anche delle sevizie sessuali, insomma succedono delle cose terrificanti in Libia. E quindi andiamo ad ascoltare queste storie e le racconterò. E poi subito dopo, in verità, torno dal Niger, il giorno dopo sono molto contento, vado in Palestina, a Ramallah, perché facciamo il lancio da lì, c'è una grande fiera dell'editoria a Ramallah, del mondo arabo, e facciamo il lancio di Etus Splendi per tutto il mondo arabo, quindi è un'altra cosa bella. Complimenti Giuseppe, in bocca al lupo per tutto. Io vorrei sapere dai ragazzi, ma anche dai docenti, se ci sono domande, curiosità, riflessioni. C'è qualcuno? Sì? Ti vuoi avvicinare col microfono? Io mi chiami e... Allora, vediamo Iva. E sono di Viceglie. E leggendo il libro, comunque, non è che sia un genere che piace a me, però leggendolo mi ha interessato. Ma volevo sapere, lei è il protagonista di questo libro? Diciamo, l'ha vissuta nella realtà, la storia che ha raccontato, oppure è da fantasia? No, non sono il protagonista. Il protagonista è Pietro. Io mi chiamo Giuseppe. No, quindi no, non sono io il protagonista. È il lavoro della letteratura. Cioè quello di... anche questa qua è un'altra cosa che diceva sempre Aristotele, che era uno figo, che è rimasto fino ad oggi. Pensa, Aristotele diceva, la letteratura rende la storia più vera della storia. La letteratura non può che partire dalle cose che lo scrittore ha sotto gli occhi, cioè dalla sua realtà, e però le trasforma in qualcosa che... pensa all'ambizione di rimanere lì per sempre, mentre invece la storia passa. Quindi no, non sono io, però appunto il succo della storia in realtà è derivato anche da un mio studio, anche lungo, su come hanno reagito e stanno reagendo le piccole comunità italiane, sia del nord, del nord-est, del nord-ovest, del centro, del sud, all'arrivo di piccole comunità di stranieri. In che modo reagiscono? Poche comunità reagiscono bene, la maggior parte delle comunità reagiscono male, cioè non li vogliono, fanno le barricate, protestano contro le amministrazioni, eccetera. Quindi in parte è derivato appunto da uno studio, da un'osservazione sulla realtà, diciamo così, però no, è invenzione letteraria. Dillo al microfono questo. È davvero un bellissimo. No, grazie. Ci sono altre domande?
Buongiorno, la domanda non è originale, è evidente che E tu splendi chiude la trilogia iniziata con Non dirmi che hai paura ascoltandola. Mi sono chiesta, ma questi 7 miliardi che arrivano e riescono ad essere riconosciuti a splendere, fanno sì che Samia parli adesso dentro, sentendola parlare della madre che comincia dopo a parlare dentro, mi sono chiesta se questa volta Samia fosse arrivata in questo modo. Forse un po' sì, no? Per chi non sa che... Grazie, perché appunto E tu splendi conclude la mia trilogia, una trilogia che io ho chiamato, chiamo, trilogia dell'altro, no? Cioè uno scrittore occidentale, il primo scrittore occidentale, che racconta l'altro, cioè quello che... un grande studioso che si chiama Edward Said, americano palestinese, professore ad Harvard, ha detto: l'Occidente ha sempre costruito come l'altro. E chi è l'altro? Sostanzialmente l'africano è la persona di fede musulmana, medio orientale o no, per noi. E l'Occidente nel corso di, cioè noi, la nostra civilizzazione nel corso di, diciamo, gli ultimi 2 secoli ha costruito una grande impalcatura culturale per cui l'altro non è solo diverso, l'altro, quello con la maiuscola, è inferiore. Cioè un siriano non è, per noi italiani non è mica come un finlandese, sono tutti e due stranieri, però il finlandese ci interessa e ci piace, il siriano no, il senegalese no. Allora, ho cercato di raccontare l'altro in 3 momenti: la guerra, il grande futuro, il viaggio, E tu splendi, e Non dirmi che paura, il viaggio di Samia, l'arrivo, l'approdo, E tu splendi. In Non dirmi che paura ho raccontato la storia vera di una atleta somala che si chiamava Samia Yusuf Omar, che nasce a Mogadiscio con il talento per la corsa, vuole arrivare a tutti i costi alle Olimpiadi. Pur essendo nata in una città in guerra, da una famiglia poverissima, eccetera, riesce ad arrivare alle Olimpiadi. A 17 anni corre alle Olimpiadi di Pechino e perde, arriva ultima. Vuole vincere quelle successive, quelle di Londra del 2012, capisce che se rimane a Mogadiscio non ce la farà mai. Una notte per lei difficilissima, che cambia la vita, parte a piedi e diventa da Mogadiscio per arrivare in Italia, lei vuole arrivare in Inghilterra, e diventa una migrante. E Samia non ci arriverà mai in Italia perché muore dentro il mare Mediterraneo. Questo libro ha avuto un enorme successo mondiale, pubblicato in tutto il mondo. E quello che è successo è che questo libro è uscito 4 anni fa e io, volente o nolente, sono 4 anni che parlo di Samia. E quindi, nonostante il fatto che il libro in moltissime forme abbia in qualche modo risarcito Samia della sua vita, perché è nato di tutto, sono nate competizioni sportive in suo nome, gare, a suo nome sono stati intitolati qualunque cosa, scuole, di tutto. Ci sono persone che hanno chiamato la propria figlia Samia, cioè, non solo in Italia, in molti paesi. Per esempio sono appena tornato da Barcellona, dove un'associazione, sono andato a inaugurare questa cosa, un'associazione si è chiamata Samia, e tipo 2 volte all'anno fanno una corsa in suo nome. Quindi nonostante tutto quello che è successo nel mondo e che sta continuando a succedere, però la verità è che lei non c'è mai arrivata. E quindi forse sì, forse in qualche modo Tu splendi è anche un modo per concludere quel viaggio lì. Bene, se non ci sono altre domande, io con questa bellissima riflessione chiuderei questa nostra conversazione. C'è un'altra domanda? Allora,
scusami, dobbiamo prendere un po' di tempo a chi ci seguirà. Allora, diciamo, buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Claudia. Volevo, diciamo, ciò che particolarmente mi ha colpito appunto il consiglio che la madre dà a Pietro prima di appunto diciamo lasciarlo, e quindi come guida che comunque lui intraprende per iniziare questo percorso. Volevo chiederle comunque che, volevo capire perché gli eventi, diciamo, la politica, la società non spingono noi giovani a splendere, quindi volevo chiederle lei come un consiglio, diciamo, per noi giovani, come splendere, insomma. T'ho detto, ci vuole, io faccio tantissimi incontri con i ragazzi e sono uno scrittore fortunato perché i miei libri sono molto molto letti nelle scuole, quindi mi capita di fare tantissimi incontri con i ragazzi, e quando finisco l'incontro con i ragazzi normalmente finisco sempre con una parola che è coraggio. Coraggio perché, guarda, anche se sei nato in America o in Finlandia, ci vuole coraggio per diventare chi sei, ma soprattutto se sei nato nel nostro paese. Il nostro paese, l'Italia, è un paese complicatissimo, difficilissimo, e come dici tu è un paese che cerca di fare di tutto per rendere la vita complicata a tutti e soprattutto ai ragazzi. Di tutto, di tutto. Allora, io insegno anche all'università a New York, negli Stati Uniti, e quando incontro i ragazzi del primo anno, io sorrido sempre da italiano, mi fanno molto sorridere, perché negli Stati Uniti c'è questa equazione. Loro ti dicono, guardi, io da grande voglio guadagnare $200,000 all'anno, quindi studio 5 anni. Poi c'è un altro che dice, io da grande voglio guadagnare $250,000 all'anno, quindi studierò 6 anni. Un altro dice, io voglio guadagnare $500,000 all'anno, quindi studio 10 anni. No? Per loro esiste questa equazione che è sostanzialmente volontà più merito uguale risultato. Ecco. Per noi questa equazione è molto lineare, molto semplice, cioè, ok, me lo devo meritare, devo studiare, mi devo impegnare tantissimo, ma otterrò matematicamente il mio risultato. Per noi, dentro questa equazione, in mezzo, volontà più merito, ci sono, quante ne vogliamo mettere? 20 variabili, x, y, z, w, k, di tutto, no? Chi conosce la tua famiglia, in che modo sei inserito, e tutte le cose che conosciamo benissimo, se sei uomo o donna, esatto, e tutte le cose che conosciamo benissimo. Quindi il nostro paese ci mette alla prova e vi metterà, e vi mette alla prova in maniera durissima. Quello che appunto posso cercare di dire, anzi posso dire, è di ricordarci, ognuno di noi, che siamo questa cosa, che siamo unici. Cioè, nel mondo e nella storia dell'umanità non ci sarà mai nessuno come te. Cioè, tu stai accadendo adesso. Adesso, pensa che meraviglia per tutti noi che siamo qua insieme a te. E ti vediamo. È la verità, è così. Tu stai accadendo adesso. E noi siamo fortunati perché conosciamo il tuo essere in questo momento storico. Questa cosa è una cosa da tenere sempre molto a mente. Ognuno di noi è un dono per la storia dell'umanità. E ognuno di noi è preziosissimo. Quindi, coraggio sì, ma anche consapevolezza della nostra unicità. Ognuno di noi ha una cosa precisissima da dare al mondo. Anzi, più cose precisissime da dare al mondo. E dobbiamo sempre tenerle in testa. Anche se i nostri genitori cercheranno di metterci bastoni tra le ruote in tutti i modi, i miei l'hanno fatto, per esempio, non volevano che facessi lo scrittore, adesso sono felicissimi, grazie, adesso e prima, no. Tutti cercheranno di metterti i bastoni tra le ruote, ma tu devi veramente cercare appunto con coraggio e anche aiutandoti, per esempio con l'arte o con, si dice, no, la meditazione, cioè cercare di sviluppare, di coltivare questa aderenza con te stesso, cioè sapere chi sei, essere consapevole del fatto che sei una freccia che sta andando verso la risposta alla domanda cosa ci faccio, quindi perché sono qua e chi sono, no? E
Credimi se ti dico che quando uno comincia a intuire che chi è e che cosa vuole e si mette con coraggio a cercare di perseguire la sua strada, credimi che non ci sono ostacoli però. È vero. Cioè, otterrai sicuramente quello che vuoi. Non, veramente non ci sono dubbi, perché il mondo è fatto così. Ti mette un sacco di ostacoli davanti, ma poi ti aiuta. Quando tu splendi, tutti ti vengono dietro. E il mondo comincia a venirti dietro. Ecco perché alla fine di questa storia Pietro comincia a capire che quindi lo splendore non è una cosa che arriva dagli altri, è una cosa che dipende da me. E tu splendi invece, e quindi io devo splendere comunque. E ribalta la prospettiva. Non sono più gli altri che mi devono aiutare o ostacolare, tutto dipende da me. Capito? Quindi tieni in mente questa cosa qua e vedrai che sicuramente avrai e diventerai quello che sei destinato ad essere. Bene, adesso dobbiamo chiudere davvero. Io naturalmente ringrazio Giuseppe Catozzella, ringrazio tutti voi, ringrazio i dialoghi di Trani e mi raccomando ragazzi, leggete e soprattutto splendete. Buona giornata a tutti.